sveglia autunnale della verità, dato che vado sempre coi polli e vado con la luce, per quello dico coi polli, è un po' più rallentata, un po' più lenta di quella che di solito è tipo in estate, quindi mi sveglio intorno alle 7:30. Ammetto che per me è molto tardi, però ho smesso di rincorrere, di sforzarmi di svegliarmi prima, quindi ho detto ok, mi sveglio alle 7:30, è tutto un po' poi posticipato, ma appunto poi vado anche a lavorare molto tardi la sera, quindi va bene. Ok, routine mattutina, inizia assolutamente con la beauty skincare, quindi da pulire il viso alla mattina, quindi poi come prima cosa Glossy e Milky Jelly Cleanser, quindi è giusto un cleanser per togliere tutto lo sporco della notte, poi tonico perché bisogna riequilibrare il pH, l'unica cosa che ho imparato praticamente, è il mio preferito, è questo qua di Origins perché è con i mushrooms e aiuta molto, è fatto ben bene bene, poi ho preso la confezione quella gigante, oddio. Poi in realtà aspetto perché faccio prima affermazioni, quindi vado a leggere un'altra cosa che mi serve, che è il mio, come dire, repeat costante, poi dopo palestra giù, faccio palestra, poi dopo torno, doccia, dopo la doccia parto con le altre cremine, eccetera, che sono la verità qua sotto, e quindi faccio in due passaggi. Ah, e tipo ieri mi sono persa con questo sulle guance perché era freddino, è stata una cosa tipo super super mega morbida e super rilassante, tipo ok. Quindi questa cosa non è che la faccio sempre, però ogni tanto la faccio volentieri. Qui tengo l'acqua che la tengo sempre vicino ai cristalli, quindi alla mattina dopo ho il mio bicchierone d'acqua da bere. Poi prendo il mio quaderno e vado a leggere l'intenzione più potente che ho, è quella che mi leggo tutte le mattine e tutte le sere prima di andare a dormire. Poi ogni tanto quando non vado giù a far palestra leggo. Quindi ho le due alternative, o leggo oppure vado giù a far palestra. Entrambe le cose mi perdono un po' troppo tempo per i miei canoni, per i miei standard. Quindi questo è il prossimo libro che ho appena iniziato, sono nell'introduzione, ma che voglio assolutamente leggere perché parla proprio di come anatomia, qua si parla appunto anatomia dello spirito, quindi devo parlare più che altro della parte di medicina nostra occidentale inserita con l'intuito e conoscere lo spirito, quindi come le due cose si mettono assieme, i chakra, l'healing, tutti i chakra più che altro, come ognuno va a prendere una motivazione diversa per cui uno sta male, per cui ha una malattia, e ovviamente sapete che questa cosa mi interessa parecchio. E niente, adesso ho già sparlato. Poi abbiamo anche la vision board che di solito ci guardo, soprattutto in estate, eccetera, quando è pronta, adesso è ancora a metà, quindi ora non la guardo, ammetto che evito. Eccoci adesso pronti a fare palestra, scendo le scale, le mini scalette che se vedete sono minuscole. E a volte faccio questo, soprattutto adesso in questo periodo autunnale, la mia routine è proprio più quella di far palestra in casa rispetto ad andare fuori, perché sennò ho proprio anche l'abitudine di andare fuori a camminare, correre più che altro, perché quest'estate mi ero molto presa bene a correre, solo che adesso fa freddo e io sono una persona che non ci riesce, quindi preferisco adesso sentire quello che preferisco dentro e farlo. Quindi abbiamo qua un altro mirror, l'unico mirror che c'è più che altro figura intera in casa mia. E dato che qua giù ancora non è nulla, non c'è nulla di pronto, poi come vedete è tutto un po' scuro, faccio palestra. Passeggiata oppure la palestra, è il momento di tornare su, fare la doccia. Fatta la doccia, è il momento del journaling, quindi mi prendo un attimo di tempo per scrivere le intenzioni del giorno e un attimino fare journaling sul diario della manifestazione. Se le energie poi non sono al massimo, inizio con uno smudge naturale a purificare un attimino le stanze. Infine arriva il fatidico momento della colazione e non avete idea di quanto io sia lenta sia a preparare sia a mangiare, perché davvero ci metto parecchio tempo, il che va da una mezz'oretta a un'oretta, dipende, perché comunque poi mi guardo dei video. Quindi sì, io faccio colazione molto lentamente, ma è perché mi piace. Per cui faccio colazione, di solito faccio le colazioni abbondanti, vario fra dolci, salate, questa è una brioche che io ne prendo un po' integrali dal forno e poi le metto in freezer e quindi poi piano piano le uso e però poi mi guardo sempre da computer e da computer devo accendere la cassa fuori perché questo povero computerino ha le casse andate da un po'.
continuo a vedere su YouTube le cose che mi hanno, come dire, che mi mettono in una vibe diversa, quindi da cose ispirazionali ad altre. Adesso abbiamo la cara Lydia Millen, che è un po' il mio guru in un certo senso, quindi mi guardo poi anche i video vecchi per vedere un po' come è passato. Poi sì, è ottobre e io mi sto guardando i Vlogmas natalizi. Assolutamente sì, ne vado fiera e non mi vergogno di questa cosa. Mi spiace. Ha. Sarà un po' storta la telecamera, ma fa lo stesso. Infine finisce che vado al computer, accendo al computer, inizio a fare un po' tutte le cose che devo fare, agenda, vedo per il giorno cosa c'è scritto da fare, scrivo un po' di cose, lavoro al computer, guardo un po', insomma dipende dalle task della giornata e poi ci guardo, se no anche le mattinate in cui vado fuori, però oggi di solito è computer di base, è quello. Spero che questo video dedicato alla mia routine mistica autunnale è molto pratica, come dire, vi ho fatto vedere esattamente quello che faccio tutti i giorni in questo periodo, ti sia utile, ti sia un po' anche di ispirazione per dire ok, mi faccio le mie routine, faccio le cose che devo fare e soprattutto seguo il periodo, questo periodo autunnale che è un po' lento, un po' più lento, più rilassato, un po' di fare le cose con calma. E niente, fatemi sapere se anche voi avete una routine e se cambia dall'estate all'autunno, inverno, eccetera. E noi ci vediamo al prossimo video.